Andrea Eder che la settimana prossima verrà operata al piede, quindi per lei si prospetta uno spot di 6 mesi, stagione finita. È stata recuperata dalla, aveva deciso di appendere gli scarpini al chiodo, ricordiamo Caroline Durnwalder, è stata arruolata di nuovo ed è tornata come pivot titolare quest'anno in campo. Per quanto riguarda altre assenze, c'è quella di Sara Schatzer che manca, indisponibile già da 3 giornate. Per cui il Bressanone è abbastanza rimaneggiato, ma detto questo comunque sta facendo molto bene anche negli ultimi incontri, seppur sofferti. Ricordiamo la vittoria la settimana scorsa sul Ferrara, dopo aver inseguito per lunghi tratti è riuscito poi nel finale ad avere meglio sulle giocatrici estensi. Per quanto riguarda invece l'unico punto perso finora in campionato è stato il pareggio con il Pontinia, la neopromossa, che però si sta dimostrando una formazione davvero all'altezza del campionato di Serie A Beretta. Veramente manca poco, andiamo a leggere quelle che sono le formazioni in campo. Il Brixen schiera tra i pali ovviamente Monica Prister, la portierona azzurra, Carlotta Poce e la sua vice. Per quanto riguarda poi le altre giocatrici, abbiamo col numero 11 Nadia Falterer, il 25 Giada Babbo, la 44 Lena Di Carlantonio, poi abbiamo con la 6 Caroline Durnwalder, Stefani Durnwalder con il numero 9, Sofia Ghilardi, forse la giocatrice più decisiva e più determinante in questo primo scorcio di campionato, con il numero 28. Poi abbiamo Sara Hilber, Sara Mauerberger, Barbara Notturfer, Melanie Pertaler, Elina Prast e Vicky Wicholer. Il Leno che gioca in attacco, il primo attacco del Leno, vediamo che si sta organizzando il gioco. Il Leno schierava, dicevamo, Sara Andreani, Lara Andrea Anelli, Francesca Bravi, Giorgia Convalle, Michelle Nerea, Serratto Costanzo, Giuseppina D'Ambrosio, Anna Giulia Francesconi, e c'è la prima rete del Leno. Quindi il Leno che si porta a condurre 1-0 qui a Brixen. Autrice del gol il numero 43 Sara Andreani. E vediamo il Brixen che si propone, e c'è la prima parata del numero 95 Romina Ramazzotti, che compie il primo intervento. Dicevamo Olga Lanfredi, Giulia Maria Lavagnini, Mara Lavagnini, Anna Pedrotti, Romina Ramazzotti appunto il portiere, Elisa Toninelli, Francesca Turina. Questo è il roster a disposizione di mister Giovanni Bravi. Ancora Leno che cerca di portarsi in zona alla conclusione, difende bene in questo caso Giada Babbo, ancora riprova la numero 43 verso la pivot, fa fatica a girarsi sull'ala e Monica Prince stavolta viene infilata dalla numero 5 del Leno. Si tratta di Nadia Falter, adesso subito che si riporta avanti. Anna Giulia Francesconi è stata l'autrice del 2-0 con il quale Leno si è portata. Si ripropone adesso la formazione del Brixen Citytroll davanti, vediamo Nadia Falterer verso Carolina Durnwalder, e c'è la rete di Nadia Falterer per l'1-2 con il quale accorcia le distanze. Si ripropone la formazione ospite con la numero 43 Andreani, fa girare verso la centrale la numero 7 Michelle Nerea Costanzo, ancora verso Andreani, ancora verso Costanzo, difende molto bene, contropiede lanciato, vediamo Giada Babbo che si invola e segna il 2-2. Giada Babbo, prima rete per lei, 2-2, quindi dopo 3-23 la formazione del Brixen Citytroll riesce a raggiungere la parità.
è stata quindi dallo 0-2 al 2-2 nell'arco di 3 minuti e 30. Parziale di 2-0 per la formazione di casa, che ancora difende molto bene. Viene fischiato un fallo dai 9 metri a favore dell'Eno. E Pedrotti sul pallone verso Roglic. Ancora Leno che cerca di manovrare. Ovviamente la difesa del Brixen è schierata molto bene. Perde palla. Contropiede ancora per Falterer. A Falterer sono 3-1. Nadia Falterer, secondo centro personale, 3-2. Si porta a condurre per la prima volta nel match il Brixen Südtirol. Andreani. 4:33, ricordiamo, il Brixen era passato sotto 2-0, sono stata la doppietta di Nadia Falterer e la rete di Giada Babbo in contropiede a ripristinare quello che poteva essere il divario iniziale. 3-2 in favore del Bressanone, il Leno che è in possesso palla. Ancora cercano di andare al tiro. Parata di Monica Prinster, il suo primo intervento viene vanificato da un fischio arbitrale. Ancora Andreani ancora verso il pivot fa fatica a girarsi, difende molto bene Stefani Durnwalder, la capitana, con tutta la sua grinta riesce a difendere. Ancora Andreani, vediamo ancora adesso la sorellina che difende, prende il cartellino giallo. Pedrotti, 5:41, sono più di un minuto e mezzo che si gioca in fase d'attacco, forse il passivo avrebbe potuto anche essere chiamato in precedenza. Grande parata di Monica Prinster, era riuscita ad andare via molto bene la giocatrice Sofia Ghilardi verso Giada Babbo, e questa volta è Romina Ramazzotti che con il piede riesce a mettere la palla fuori. Ancora difesa molto arcigna delle ragazze del Brix, ricordiamo erano passate sotto 2-0 dopo un minuto e mezzo, adesso sono 4 minuti che riescono a tenere, hanno segnato 3 gol. Due parate di Monica Prinster, due anche da parte di Romina Ramazzotti in questa prima frangente di gioco. Ancora Monica Prinster che riesce a parare e viene fischiato. Un altro cartellino giallo ai danni di Sofia Ghilardi. Comunque difesa molto molto arcigna la difesa delle ragazze del Brixen Südtirol, non permettono ad andare alla conclusione alle ragazze dell'Eno, e quando ci vanno c'è Monica Prinster. Adesso si è alzato il braccio del passivo, tenta l'uno contro uno e viene fischiato un tiro da 7 metri per una difesa in aria di Stefani Durnwalder. Vediamo Monica Prinster con la numero 7. E questa volta riesce a pareggiare la Costanzo Serratto Nerea Michel. 3-3. Al 7:40 ripristinato il risultato di parità. Ricordiamo Brixen Südtirol 3, Leno 3. La formazione di casa che è in possesso di palla sta cercando di andare alla conclusione, accelerare il gioco. Ovviamente difesa schierata, Sofia Ghilardi ancora verso Nadia Falterer, verso Sofia Ghilardi, grandissimo angolo ed è anche per Sofia Ghilardi, è la prima rete del suo incontro. Fischiato un fallo, Monica Prinster anche qui aveva deviato, ma aveva in precedenza era stato fischiato un fallo ai danni della giocatrice 43 Andreani, che prova ancora a riportarsi
alla conclusione verso la Michel Costanzo, ancora il Leno sta cercando di orchestrare Andreani verso il pivot e questa volta invasione, fischiata un'invasione, si ripropone quindi la possibilità di andare avanti Stefani Durwalder verso la sorellina, grande gol di Caroline Durwalder per il 5-3, quindi il risultato che dal 3-3, 3-2, 3 pari, 5-3 al 9-0-3, quindi è passato quasi un terzo della prima frazione di gioco, la formazione di casa conduce per 5 reti a 3. Ancora Leno che si ripropone, grande finta della numero 35, ma è ancora Stefani Durwalder, lancia Giada Babbo in contropiede, segna il 6-3, Giada Babbo anche per lei, secondo centro personale, ricordiamo in gol sono andate Nadia Falter con due reti, Giada Babbo con due, una rete a testa per Caroline Durwalder e Sofia Ghilardi, 6-3 al 9-39. Andreani ancora cerca di elevarsi da indietro, lo scarico verso la numero 96 e Nadia Falterer, viene combinato due minuti per un colpo al volto, così perlomeno è stato visto dalla coppia arbitrale, quindi due minuti e i danni di Nadia Falterer. Andreani. Nel frattempo se ne è andati i primi 10 minuti di gioco, ricordiamo il punteggio 6-3. Ancora difende molto bene la formazione di casa. Ancora piede, fischiato fallo di piede che ci sta tutto, quindi nulla di fatto, si ripropone con l'uomo di movimento, il settimo uomo, uscita Monica Prinster in questa fase di inferiorità numerica, è entrato la numero 15 Mauerberger, quindi Hilbert Mauerberger al posto di Appalterer, Durwalder, Sofia Ghilardi, Giada Babbo dall'altra, sull'altra ala e Caroline Durwalder nel ruolo di pivot. Stefani Durwalder verso Sofia Ghilardi, grandissimo gol di Sofia Ghilardi per il 7-3 all'undicesimo. Il Leno adesso si ripropone, ovviamente ha rallentato la sua azione, fa fatica a trovare sbocchi anche pur essendo in inferiorità numerica. Grande difesa delle formazioni che con l'uomo in meno stanno sopperendo, non danno la possibilità a Leno di andare alla conclusione. Difendono molto bene le ragazze di Ubi Nessing. E questa volta è la numero, il pivot, la numero 43 a realizzare la quarta rete, il numero 43 Sara Andreani e la sua seconda rete del match. Risultato che cambia al dodicesimo, 7 SSV Brixen, Südtirol 4 Leno. Incontro diciamo che potrebbe regalare questa sera la testa della classifica, la formazione brissinese in casa di vittoria, in quanto l'Oderzo osserva il turno di riposo. Fischiato 7 metri per un fallo ai danni di Giada Babbo. Ed è Sofia Ghilardi che va alla trasformazione e segna con una grande conclusione. Sofia Ghilardi segna la sua terza rete giornaliera al dodicesimo, 12-51 precisamente. Il Brixen Südtirol conduce per 8-4. Ancora adesso Leno che cerca. Nel frattempo è rientrata anche Nadia Falter, quindi passati anche la penalità di due minuti.
grande difesa di Sofia Ghilardi e di Caroline Durwalder. Giada Babbo riesce a rubare il pallone, lancia il contropiede, purtroppo Hilber si fa carambolare la palla tra i piedi, per cui nulla di fatto. Si ripropone quindi la formazione del Leno avanti, 13-34, ricordiamo il punteggio 8-4 in favore della formazione di casa del Brixen Südtirol. Ricordiamo che le reti sin qui segnate, 2 da Nadia Falter, 2 da Giada Babbo, 3 da Sofia Ghilardi, 5 le parate di Monica Prinster, che lancia il contropiede millimetrico a Giada Babbo e Giada Babbo non perdona. Questo è un copione che si è già visto tante volte in questo campionato con le due giocatrici, parata della portiera, rilancio, contropiede, contropiede poi finalizzato da Giada Babbo nel migliore dei modi. 9-4 massimo vantaggio, più 5 al 14esimo. Si ripropone avanti il Leno. Vediamo la numero 77 che è appena entrata. Si tratta di Valeria Chilova. Vediamo l'ala e qui riesce a segnare, accorcia le distanze, la numero 22 del Leno. Si tratta di Francesca Turina. Sofia Ghilardi subisce un fallo, si riparte. Sofia Ghilardi, Caroline Durwalder, Nadia Falterer. Vediamo ancora il taglio di Sara Hilber, Carolina Durwalder, bellissima azione, questa volta viene vanificata da uno sfondamento fischiato, l'azione era molto molto bella, quindi nulla di fatto, 9-5 conduce la formazione di casa dopo essere stata 9-4 e Leno adesso ha la possibilità di accorciare sul meno 3. Perde palla, va in via Sofia Ghilardi in contropiede, 1-0 e colpisce la traversa, ma riprende Sara Hilber. Dopo aver colpito la traversa, Sara Hilber segna la rete del 10-5, quindi raggiunge la doppia cifra la formazione del Brixen Südtirol quando sono passati esattamente, scocca in questo momento al 16esimo minuto della prima frazione di gioco. Ricordiamo Brixen Südtirol 10, Leno 5. Ancora Leno si ripropone, viene fischiato uno sfondamento, un'invasione. Monica Prinster può rilanciare, si riparte. Nadia Falterer esce, sta già facendo le prime rotazioni. Il mister Hubinessing del resto col risultato sul più 5, risultato saldamente in mano della formazione di casa. Carolina Durwalder, parata della portiera, anche se qui probabilmente aveva subito un fallo, Romina Ramazzotti, terza parata per lei, ricordiamo 5 le parate di Monica Prister in questi primi 16 minuti. Grande parata di Monica Prister. Sì. Perde palla il Brixen Südtirol. Difende molto bene con un fallo tattico, fallo d'astuzia di Stefani Durwalder, quindi si può ripartire con la Francesconi. Ancora Leno che si ripropone, Leno in avanti, vediamo la numero 7 Francesconi, lancio all'ala e grandissima parata ancora di Monica Prinster, che si sta esaltando, 7 parate in 18 minuti per l'estremo difensore di scena. E ancora ci mette una pezza Monica Prinster. Sofia Ghilardi
Giada Babbo riprende per Stefani Durnwalder. Vediamo. Giada Babbo verso Sofia Ghilardi. Nulla di fatto. Nulla di fatto, si ripropone Leno 10-5, ricordiamo sono passati 19, quasi 19 minuti, un incontro iniziato con il Leno che si è portato a condurre subito sul 2-0, poi Brice Sitor l'aveva ribaltato il risultato sul 3-2, 3 pari, poi 7-3 di parziale, 7-4, 9-4, 10-5, 10-4, 10-5, mancano 10 minuti abbondanti al termine della prima frazione di gioco. Adesso è Leno che cerca di arrivare almeno 4. In questa fase Monica Prinster ha fatto la differenza, ricordiamo, parando ben 8 palloni, e questa volta subisce Mauerberger, commette un fallo da 2 minuti. Monica Prinster, la conclusione era terminata sul palo esterno, per cui c'è il cambio. Esce, entra la numero 21 Melanie Perntaler contro la numero 7 che cercherà la realizzazione, che è Costanzo Serratto Miscea, che segna la sua seconda rete, la Michelle Nerea Serratto Costanzo su 7 metri, quindi accorcia Leno sul 10-6. Quindi un mini break di 2-0 con un paio di errori nelle file del Bressanone, soprattutto errori al tiro, errori anche di forse di troppa, di scarsa concentrazione dopo aver raggiunto il considerevole vantaggio di più 6. Stefani Durnwalder subisce un fallo, si lamenta per essere stata presa per il collo. Nulla di fatto, vediamo, c'è la numero 44 di Carlant, di Carlantonio. Ancora Stefani Durnwalder verso Sofia Ghilardi, colpisce il palo Sofia Ghilardi, quindi nulla di fatto, si può ripartire, riparte Leno ancora in avanti, viene fischiato un fallo dalla Affalterer. Un po' sfortunata anche la formazione brissinese, ha preso già 2 o 3 legni della porta difesa da Romina Ramazzotti, che tra l'altro si è disimpettata molto bene, ma adesso accorcia ancora, quindi rimane a più 3, ha segnato la Anna Pedrotti, un gol per lei. Quindi 10-7 a favore della formazione di casa del Brixen City Roll. Il Leno che con un parziale di 3-0 accorcia dal 10-4, ed è Hubi Nessing che chiama giustamente il time out per rinfrescare un po' le idee delle sue ragazze, che dopo una partenza così si erano portate a condurre 10-4. In questi ultimi minuti qualche sbavatura di troppo ha consentito alla formazione del Leno, pur senza strafare, di riportarsi a meno 3, per cui prontamente ecco giungere il time out del coach Hubi Nessing per cercare di dare un po' di calma alle sue ragazze. Ecco, pronti per ripartire, 21-21, quindi 21 minuti e 21 secondi passati nel corso della prima frazione. Ricordiamo il punteggio: Brixen City Roll 10, Leno 7. Si riparte con Sofia Ghilardi verso Stefani Durnwalder, Nadia Falterer,
Sara Hilbert. Di Carlantonio verso Falter, verso parata, quindi si ripropone la formazione ospite che è riuscita a operare un break di 3-0, adesso a recuperare un pallone grazie alla parata della numero 25 Romina Ramazzotti. Quarta parata per lei in questi primi 22 minuti, quindi anche per lei un buono score. Vediamo. Tenta l'incursione passeggiando fino al tiro, fischiato ovviamente un fallo da 9 metri ai danni della numero 7, Michelle Nerea Serratto Costanzo. Il Leno ancora che si cerca di andare alla conclusione, vediamo se si è organizzata, e questa volta la conclusione termina lato, quindi può ripartire il Bricks and Citrol, Nadia Falterer, e questa volta riesce a fare una sfoglia che passa sopra la testa della portiera, Nadia Falterer. Molto bello questo gol, sua terza rete personale. Il Bricks and Citrol muove finalmente lo score. Dopo dal 10 a 4 si era portata, ricordiamo, 10 a 7, adesso l'11 a 7, quindi torna più 4 con questa bella rete di Affalterer al 23esimo minuto. Fischiato passi, c'è un lancio lungo verso Giada Babbo che è riuscita con una magia a cercare di far passare la palla da dietro. Romina Ramazzotti ha compiuto una parata, ma Giada Babbo aveva cercato veramente contropiede, la palla era lunga, l'aveva arpionata, se l'era fatta passare dietro la schiena, voleva fare il gol a sensazione, purtroppo non c'è riuscita perché la portiera è riuscita ad uscire, a chiudere la porta, insomma. Ricordiamo lo score per il Brix e Citrol: 3 reti per Falter, 3 per Babbo, 3 per Ghilardi, e adesso segna l'11-8 del Leno che accorcia le distanze. Ed è Sofia Ghilardi che subito dopo le ripristina con una rete delle sue. Quindi più 4 di nuovo. La numero 7 che l'autentico playmaker, questa è la numero 77 del Leno, si tratta di Valeria Kirilova, segna la sua prima rete, quindi 12-9, quindi più 3 la partita. Il Brixen City non riesce ad andare via in questo match. Durwalder, e c'è la rete di Sara Hilber, la sua seconda rete di giornata. 13-9, torna più 4, mancano 5 minuti esatti al termine della prima frazione di gioco, ricordiamo, Bricks and Citrol 13, Leno 9. Finora ottime le prestazioni delle due portiere, Monica Prista, l'autrice di 8 interventi, Romina Ramazzotti di 5. 25-20. E questa volta ancora Monica Prister con una gran parata riesce a dire di no e a dare là il contropiede. Sofia Ghilardi subisce il fallo. Sofia Ghilardi già da Babbo, duettano le due, ancora Sofia Ghilardi verso Stefani Durwalder, subisce fallo anche lei, quindi fallo da 9 metri. Nel frattempo mancano 4 minuti esatti al corso della prima frazione, al termine della prima frazione di gioco. Nadia Falterer, Stefani Durwalder, Sofia Ghilardi, il trio di la centrale, terzini, perde palla Nadia Falterer, anche questi sono errori dovuti purtroppo alla troppa deconcentrazione, se così si può dire, era un controllo che poteva tranquillamente essere presa. Però ci mette una pezza Sara Hilber a mettere il pallone fuori.
riparte la formazione ospite dell'Eno con Valeria Kirilova. Vediamo ancora l'Eno. E ancora Monica Plister che raggiunge la doppia cifra con le 10 parate. A dir di no, lancia un contropiede e subisce fallo, ma è stato, sembrava un, e anche i due minuti, sembrava un lancio da giocatrice, da giocatore di football americano, perché è riuscita a trovare Sara Hilberg ed era cerchiata da tre difensori. La palla è capitata proprio tra le sue mani, quindi molto brava è stata Monica Plister, tiro dai 7 metri, Giada Babbo che cerca la trasformazione. Vediamo Giada Babbo contro e segna Giada Babbo, anche per lei raggiunge le 4 reti e il Brixen va a più 5, 14-9. Determinanti in questo frangente anche le parate di Monica Plister, ricordiamo 10 parate per lei al suo attivo contro le 5 di Francesca Turina. Probabilmente la differenza sta tutta qua, 5 parate, 5 gol di vantaggio, un po' come dire la matematica non è un'opinione. Difende molto bene in questo frangente Sara Hilberg, costringendo la giocatrice ad andare sull'ala e a una conclusione da fuori a subire fallo, per cui adesso è stato chiamato un time out che ha chiesto dall'allenatore Giovanni Bravi del Leno. Ricordiamo il punteggio 14-9 quando sono passati esattamente, mancano meno di 3 minuti nel corso di questa prima frazione. Ricordiamo un attimino quello che sono lo score di questo match per quanto riguarda il Bressanone: sono andate in rete con 3 gol Nadia Falterer, con 4 Giada Babbo, 1 Caroline Durwalder, 4 Sofia Ghilardi, 2 Sara Hilberg. Per quanto riguarda le parate, Monica Plister, autore di 10 interventi, dalla parte dell'Eno, 3 gol sono stati segnati da Sara Andreani, 2 da Michelle Nerea Serrato Costanza, tutte e due con tiri dai 7 metri, 1 da Anna Giulia Francesconi, 1 da Valeria Kirilova, 1 da Anna Pedrotti, 1 da Francesca Turina, 5 le parate di Romina Ramazzotti. 27-44, si sta per ripartire, quindi mancano 2 minuti e 16 al termine della prima frazione. Il Leno ancora in inferiorità numerica. Si riparte. La Kirilova verso la Serrato Costanzo. Questo centralino, la centrale che si muove molto bene. Una spina nel fianco della difesa, fischiato uno sfondamento ai danni su Giada Babbo, sfondamento che ci sta tutto. Monica Plister che rilancia, Carolina Durwalder verso Sofia Ghilardi verso Nadia Falter, verso Sara Hilberg, e questa volta ancora la portiera Romina Ramazzotti. 6ª parata per lei, anche lei si è disimpegnata molto bene fino a questo momento. Manca 1 minuto e mezzo al termine della prima frazione, 14 Brixen City Roll, 9 Leno. Ancora che si ripropone in avanti, finora Monica Plister è stata, dopo lancio lungo Giada Babbo, contropiede lanciato da Sofia Ghilardi, Giada Babbo raggiunge quota 5 e segna il 15, la rete del 15-9, quindi più 6, massimo vantaggio. E manca, se entrati nell'ultimo minuto della prima frazione di gioco, ricordiamo Brixen City Roll 15, Leno 9, 29-14 in questo momento, quindi meno di 45 secondi al termine della prima frazione, con il Leno che cerca di raggiungere la doppia cifra. Difende molto bene però anche in questo frangente, altro contropiede lanciato, questa volta perde palla, è riuscito a vanificare il lancio per Sara Hilberg, era leggermente impreciso, è riuscito a avere la meglio il difensore dell'Eno che è riuscito a mettere via. Mancano 20 secondi, quindi l'ultima palla presumibilmente in attacco ce l'ha la formazione del
e colpisce il palo, la prende ancora Sofia Ghilardi e questa volta però viene fischiata un'invasione. Era stata una bellissima pallonetto di Giada Babbo, ma manca un secondo e termina qui la prima frazione di gioco. Ricordiamo, Brixen Citirol conduce sul Leno 15-9, un risultato maturato sostanzialmente nella parte centrale della prima frazione, quando dopo un avvio erano andate sotto 2-0 le formazioni, le ragazze di casa erano riuscite a portarsi sul 3 pari, poi sono volate sul 7-3, 9-4, 10-4, poi 10-7, c'è stato un break di 3-0 del Leno e poi nel finale del tempo, grazie anche alle parate di Monica Prinster, ricordiamo autrice di ben 10 interventi, sono riuscite a prendere il largo e quindi conducono con 6 reti di vantaggio. Questo è tutto, ci sentiamo fra 10 minuti per i secondi 30 minuti di gioco. Primo tempo 16-9. Thank you.
Fano ha giocato con il Milan. Femmina hanno giocato, perché non si possono giocare prima matti dopo il tiro? Adesso sono giocando i maschi. Adesso ho finito le femmine. Alle 20:30 ci sono i maschi. Thank you.
tutto pronto per la seconda frazione di gioco. Ricordiamoci, qui dal Palasport del Via Laghetto di Bressanone, Brix & Citirol conduce per 15-9 sull'Eno, l'incontro valido per la nona giornata del massimo campionato. Una vittoria, un'eventuale vittoria delle ragazze di casa le consentirebbe di balzare in testa alla classifica in solitaria, scavalcando l'Oderzo fermo per il turno di riposo. Ricordiamo poi mercoledì prossimo, sempre Covid permettendo, ci sarebbe la sfida al vertice fra proprio ad Oderzo, tra l'Oderzo e le ragazze appunto di Ubinessing. Si riparte in questo momento 15-9. Già da Babbo verso Sofia Ghilardi, l'asse tra le due ha funzionato anche quest'oggi, 5 gol per una e 4 per l'altra. Adesso è la Durnwalder Stefani. Subisce fallo l'Abfalterer. Ancora verso la Giada Babbo. Stoppata il suo tentativo di passaggio al pivot, alzato il braccio del passivo, quindi devono andare al tiro. Sofia Ghilardi, l'uno contro uno. Sofia Ghilardi, parata molto bella da parte di Romina Ramazzotti, settima parata per lei. Ricordiamo 10 le parate di 11 con questa qua di Monica Priester. Grande intervento in difesa della numero 96. È stata veramente una grande parata. Rojic. Kojic, Neskovic, Aleksandra. Leno sta cercando di arrivare alla doppia cifra, ferma ormai da più di 5-6 minuti anche nel corso della prima frazione. E ancora una grande parata di Monica Priester. Grandissimo intervento, che la sua 12ª parata. Non è stata male anche la prestazione della collega dell'Eno, ma Monica Priester è autentico muro, autentica saracinesca quest'oggi. Per la giocatrice della portiera della nazionale, ricordiamo una parentesi anche in Polonia per lei, poi ritorno l'anno scorso nelle file del Brix & Citirol. Grande Giada Babbo, subisce un fallo, difesa in aria, tiro dai 7 metri. Ed è Sofia Ghilardi che cerca di andare alla trasformazione di questo tiro dei 7 metri, ed è così, raggiunge Giada Babbo in testa come score con 5 reti, 5 reti per Giada Babbo, 5 per Sofia Ghilardi, e più 7, massimo vantaggio del match al 2.47 nel corso della seconda frazione di gioco. Ricordiamo Brix & Citirol conduce. E ancora Monica Priester. Tredicesima parata, veramente tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo la portierona azzurra ha detto di no, più circostanze, più riprese. Del resto 13 gol, 13 parate, 9 gol subiti, una percentuale che supera abbondantemente il 50%. Fischiato uno sfondamento. Voleva partire subito col contropiede, seconda fase, ma si era nel frattempo riorganizzata la formazione dell'Eno, per cui si riparte col Brix & Citirol, che non ha neanche nessuno interesse ad accelerare il gioco. Ricordiamo il punteggio di più 7, giocando in casa, anche se a porte chiuse, nei confronti della formazione del Abfalterer. Conclude, subisce probabilmente fallo, non visto dalla coppia arbitrale. Si riparte con il Leno, è la numero 77, da all'ala, e questa volta si accorciano le distanze, quindi il Leno raggiunge il 10, 16-10 al 4-18.
la rete è stata segnata dalla numero 5, Anna Giulia Francesconi, seconda rete per lei. Sarà Hilbert, Nadia Falterer, Giada Babbo, verso Sofia Ghilardi, si alza, parata ancora. L'ottava parata di Romina Ramazzotti. Quindi si può ripartire, Nadia Falterer, Sofia Ghilardi, Stefani Durwalder, grande 1-2, e ancora una parata di Romina Ramazzotti, ma questa volta è fischiato un fallo dai 7 metri ai danni di Stefani Durwalder. È stata una bella azione, una bella incursione, un passaggio volante, e adesso è Nadia Falterer che va ad incaricarsi, la numero 11 brissinese cercherà di realizzare questo tiro dai 7 metri. E questa volta lo segna a Falterer, quarta rete per lei, 17-10, si porta a condurre il Brixen Citroen, conduce con più 7, torna più 7, sono passati 5 minuti e 37 nel corso della seconda frazione di gioco, quindi 25 minuti al termine più o meno, confortante il vantaggio. Grande difesa anche qui di Falterer. Faticano veramente le ragazze dell'Eno a riuscire a venire alla conclusione, anche perché ovviamente con una Monica Priester così tra i pali diventa difficile qualsiasi tipo di conclusione da fuori, perché infatti abbiamo visto Monica Priester appena detto concludi da fuori, ma lei riesce a parare, per cui o la conclusione la riesce a fare in condizione già da babbo. Subisce un fallo evidentemente direttamente dentro l'aria, palla persa ingenuamente, tornava indietro Sofia Ghilardi, Stefani Caroline Durwalder gli ha passato il pallone colpendola tra i piedi, quindi palla persa, nulla di fatto, 17-10 conduce la formazione di casa. Ancora Leno. Difesa molto buona. Nulla di fatto. Il cronometro scorre inesorabile per quanto riguarda le ragazze del Leno. Ancora una conclusione, questa volta viene colpita sul volto Stefani Durwalder, è stata proprio stoppata, si è opposta alla conclusione, nulla di grave per lei, si può ripartire, quindi possesso palla che torna nelle mani delle ragazze di casa. Sofia Ghilardi, Nadia Falterer, Stefani Durwalder, ancora Stefani Durwalder, altro passaggio molto bello, grandissimo gol di Sara Hilbert, terza rete personale per lei, 18-10, si va più 8 per la prima volta in questo match, si raggiunge il più 8. Time out chiamato all'8:12, è stato chiamato un time out dall'allenatore dell'Eno Giovanni Bravi. Quindi mancano 22 minuti scarsi al termine del match. Brixen che ha operato questo break all'inizio del secondo tempo, conduce adesso di più 8, un vantaggio molto molto considerevole. Ricordiamo nel frattempo che è chiamato il time out, ricordiamo gli scorer delle reti, visto che il tabellone elettronico non le aggiorna. Nadia Falterer 4 reti per quanto riguarda il Brixen Südtirol, Giada Babbo 5, Caroline Durwalder 1, Sofia Ghilardi 5, Sara Hilbert 3 e poi abbiamo Monica Priester, autrice di ben 14 parate. Dall'altra parte abbiamo le tre reti di Sara Andreani, le due reti su 7 metri di Michelle Nerea Serrato Costanzo, le due reti di Anna Giulia Francesconi,
la rete di Valeria Kirilova, la rete di Anna Pedrotti e la rete di Francesca Turina. Per quanto riguarda le parate, Romina Ramazzotti, autrice di 9 interventi. E questa volta accorcia la Pedrotti. La pivot, la Pedrotti accorcia sul 18-11. La Koic si riporta avanti, ancora Leno cerca, difende molto bene la Falterer in questo frangente. 18-11, 9-20, mancano 20 minuti al termine del match. Ricordiamo qui il Brixen Sittirol che conduce, e questa volta Monica Priester viene, per così dire, bucata dalla Valeria Kirilova. Quindi accorcia almeno 6 per Leno dopo il 18-10, sono 18-12, quindi mini parziale, mini break di 2-0 per quanto riguarda la formazione ospite. Comunque risultato ampiamente in ghiaccio fino a questo momento per le ragazze del Leno, e questa volta si guadagna un tiro dai 7 metri Stefani Durnwalder. Vediamo chi andrà alla trasformazione. Giada Babbo, Sofia Ghilardi e Nadia Falterer finora sono le giocatrici che si sono alternate sul dischetto. Giada Babbo contro Camilla, contro Romina Ramazzotti. Giada Babbo non perdona e diventa la top scorer del match con 6 reti, 6 centri al 10-31, 19-12, torna più 7 la formazione di casa del Brixen Sittirol. Adesso è Leno che manovra. Ancora Leno, vediamo se cerca di andare sull'ala, fa fatica, difende molto bene la formazione del Brixen Sittirol che non consente di andare al tiro. Viene fischiato un intervento per 2 minuti, ma era del tutto involontario, questo ai danni di Sofia Ghilardi. Si è trovata è stato un passaggio, gli è carambolato sul piede, ovviamente il fallo ci stava, i 2 minuti ci sembrano apparentemente eccessivi. Quindi si riparte con il Brixen per 2 minuti in inferiorità numerica, e il Leno che cerca di andare ad accorciare le distanze con l'uomo, con il giocatore di movimento in più. Difende molto bene qui Caroline Durnwalder. Rimasta a terra la numero 77. Vediamo se ha sbattuto violentemente il volto per terra la numero 77, ma si rialza e si può ripartire. Sull'ala è ancora Monica Priester e sono 15. 15 le parate vanificate poi dalla ripartenza in contropiede sbagliata, lancio, uno dei pochi lanci sbagliati dalla portierona azzurra. Quindi è di nuovo Leno che cerca di costruire per andare a riportarsi almeno 6, nel frattempo se ne sono andati 12 minuti nel corso della seconda frazione di gioco. Fischiato un fallo ai danni di Giada Babbo.
si riparte, vediamo già da Babo. Altra conclusione, questa volta termina lato di poco. Quindi nulla di fatto, il Brixen Citro si mantiene a più 7. E riesce, esce Monica Prinster, entra l'uomo di movimento in più. Si tratta di Mauerberger, quindi Babbo, Mauerberger, Falterer, Ghilardi, 2 minuti ricordiamo sono passati perché è rientrata in questo momento Monica Prinster. Quindi squadra di nuovo al completo, Falterer. Grandissima rete di Caroline Durnwalder, due gol che sono andati da pivot di grande esperienza, molto belli, anche questo è andato a prendere l'angolino, 20-12, torna più 8, massimo vantaggio per la formazione di casa. 20-12, costruito con le parate di Monica Prinster e dalla verve realizzativa ovviamente delle giocatrici. Ancora ruba palla a Caroline Durnwalder, ma viene fischiato un fallo ai danni della Pedrotti, quindi si può ripartire, si riparte con Leno, difesa aggressiva del Brixen, sempre Valeria Kirilova che cerca di dare alla Costanza. Ancora 1-2, ruba palla molto bene, lancia Giada Babbo che si vuole in contropiede e questa volta non perdona. Giada Babbo raggiunge il più 7, 7 reti, 7 centri per lei, 21-12, più 9, massimo vantaggio. Quando sono passati 14 minuti e 27 secondi nel corso della seconda frazione, quindi a metà del tempo praticamente, secondo più, secondo meno, si può ripartire. Vediamo Leno che cerca di riproporsi. 5-1 in questo momento la difesa della formazione. Ancora ruba palla già da Babbo, grande contropiede, si invola e segna, 8 centri per lei, ruba palla e segna, gran gol per Giada Babbo, classe 97, il gioiellino approdato qui a Bressanone, ormai è la sua seconda stagione, anzi la terza. Aveva rubato palla anche questo frangente. Ruba palla ancora già da Babbo, grande anticipo, va via in contropiede ancora e ancora segna e arriva a più 9, 9 centri per lei, 3 gol in rapida successione, 3 gol dei suoi in contropiede, se n'è andata via, 15-54, 23-12, massimo vantaggio. Quindi si arriva al più 11 quando mancano 14 minuti, partita in ghiaccio, ricordiamo 15 le parate di Monica Prinster con una percentuale superiore del 50% per lei. Ancora una parata. Sofia Ghilardi verso Giada Babbo. Sofia Ghilardi oggi è autrice solamente, si fa per dire, solo di 5 reti. Iniziano i cambi, la girandola di cambi, è entrata la di Carlantonio. Ancora verso Sofia Ghilardi, verso Mauerberger. Palla persa da Sofia Ghilardi. E c'è la rete, accorcia le distanze, 23-13. Il Leno, 17-16, 13 minuti al termine del match, chiamato time out a Mr. Ubin Essing, giusto per far rifiatare le sue ragazze in attesa degli ultimi 13 minuti di gioco.
anche ovviamente pensiamo, si presume che negli ultimi minuti Ubinesing lasci spazio anche alle giocatrici che sono chiamate le cosiddette riserve, anche perché in questo campionato così lungo avere la rosa, la panchina abbastanza corta, farà giocare probabilmente tutte, anche per dare minutaggio alle ragazze che giocano meno. Risultato ormai ampiamente acquisito, ricordiamo sono più 10, 23 a 13, se con l'ultima rete è stata siglata 23 a 10 a 13 per le ragazze di casa, con una Monica Prinster, autrice veramente di 16 interventi, autentica matatrice del match, al pari di Giada Babbo con 9 centri personali, 5 gol per Sofia Ghilardi, 4 per Nadia Falterer e 3 per Sara Hilber. Per quanto riguarda invece la formazione del Leno, ricordiamo le 3 reti di Sara Andreani, le 2 di Nerea Michelle Serrato Costanzo, le 2 di Anna Giulia Francesconi, le 2 di Valeria Kirilova, le 2 di Anna Pedrotti e la rete di Francesca Turina per il 23-13 che fino a questo momento sta decidendo il match. Mauerberger e Ghilardi, adesso sono Stefani Durnwalder. Fischiato un fallo. La di Carlantonio cercava di, giovanissima, di vincolarsi. Ghilardi, Babbo. Traversa Sofia Ghilardi, oggi non è forse la sua miglior giornata. Ruba palla ancora già da Babbo, questa volta però era stata spintonata la numero 7 Costanzo Serrato Nerea Michel, per cui si riparte con un fallo dai 9 metri già ripartiti a favore del Leno. 23 a 13, 18 e 28, 12 minuti, 11 minuti e 30 al termine del match. Fischiato giustamente un fallo a favore della formazione del Leno. E c'è la rete. Ventiquattro tredici. E ancora Monica Prinster che riesce a parare. Quindi 17esima parata per lei, si ripropone avanti. Il Brix e Sitrol, parata ancora. Fasi concitate, recupera la palla a Leino, 24-13. E Leino che cerca di riportarsi sotto, partita ormai abbondantemente chiusa. Ricordiamo la formazione del Brix and Citirol conduce 24-13, una partita che ormai è veramente poco da dire se non per vedere le grandi parate di Monica Prinster che di volta in volta, adesso è già da Babbo, ancora già da Babbo e lei raggiunge quota 10, 10 reti per lei. Thank you.
Leno 21-22, dicevamo 25-13, ormai la partita è ampiamente in ghiaccio, la formazione del Brixen Südtirol ha vinto questo match, si può dire, e Monica Prinster compie ancora la sua ennesima parata, arriva a quota 19, lancio per Giada Babbo che con un pallone molto bella la rete anche per Giada Babbo, 19 parate per Monica Prinster, 11 gol per Giada Babbo, stanno facendo la differenza, 26-13, partita che francamente ha veramente poco da dire in questo momento, se non vedere alla termine la percentuale di parate che compierà Monica Prinster, ricordiamo ha fatto 19 parate, ha subito 12 gol perché una l'aveva subita sui 7 metri la propria compagna, quindi potete fare la percentuale che arriva quasi al 70%. Tiro palo, niente da fare, anche sfortunato in questo frangente la formazione del Leno, 7 minuti e mezzo, dicevamo partita in ghiaccio, da questa sera probabilmente la formazione, anzi sicuramente la formazione del Brixen Südtirol si issa in testa alla classifica del campionato di Serie A Beretta, in attesa del big match di mercoledì prossimo in turno infrasettimanale in quel di Oderzo. Si riparte con Di Carlantonio, Stefani Durnwalder, Sofia Ghilardi. Sofia Ghilardi viene deviata la sua conclusione ma poi sporcata dalla portiera. E ancora Monica Prinster, grandissima parata per lei e raggiunge quota 20. E questa volta segna la numero 18, la Notturfer, la sua prima rete personale. Sofia Ghilardi, adesso Monica Prinster esce, se ci fosse stato il pubblico sarebbe da standing ovation, 20 parate con 13 gol al passivo, è entrata la sua vice, la Carlotta Poce, comunque rispetto alla squadra titolare c'è Stefani Durnwalder e Sofia Ghilardi, adesso sono entrate Elina Prast. Le ragazze brissinesi con le riserve, giustamente Kubinessing dà minutaggio alle proprie ragazze, lasciando in campo solamente due delle ragazze che hanno iniziato il match, ricordiamo sono Giada Babbo, adesso chiamato il passivo, Elina Prast. Sofia Ghilardi si alza, parata di Camilla Ramazzotti, Romina Ramazzotti, e accorcia sul 27-15 la formazione del Leno, 27-15. Sono iniziati gli ultimi 4 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, manca veramente poco al termine di questo match, un match che dicevamo
dopo aver vissuto nella prima parte i momenti più interessanti, quando la formazione dell'Eno si era portata a condurre per 2-0, poi aveva riuscito a operare un parziale di 3-0, a riportarsi sotto su 10-7, da lì in poi via via la formazione del Brixen City lo ha preso le redini nel gioco, si è portata a condurre fino a raggiungere il massimo vantaggio di più 13, adesso conduce per più 12, viene chiamato time out per gli ultimi 2 minuti, 3 minuti e 15 secondi, ma veramente è un incontro che ha poco da dire in questi ultimi secondi. Bella vittoria, una bella vittoria che stanno portando a casa le ragazze di Ubinessing. Ricordiamo 27 gol, vi diciamo quali sono gli scorer. Gli scorer sono Nadia Falterer, 4 reti, 11 reti per Giada Babbo, alcune delle quali veramente di ottima fattura, 2 reti per Caroline Durnwalder, 5 reti per Sofia Ghilardi, 3 per Sara Hilber, una per Barbara Noturfer. Per quanto riguarda Monica Prinster, 20 parate tonde tonde prima di lasciare il posto a Carlotta Poce. Per quanto riguarda invece la formazione dell'Eno, abbiamo 3 gol per Sara Andreani, 2 per Michelle Nerea Serato Costanzo, 2 per Anna Giulia Francesconi, 2 per Valeria Kirilova, 2 per Anna Pedrotti, 9 per Romina Ramazzotti, 1 per Francesca Turina. Si riparte per gli ultimi 3 minuti e 15. Conclusione che termina alta. Si può ripartire Sofia Ghilardi, Stefani Durnwalder, dicevamo quest'anno le ragazze brissinesi rispetto all'anno scorso forse hanno una rosa con diverse partenze, però la rosa era molto competitiva, adesso queste assenze pesanti, Violetta Vegni che si è praticamente ha un problema a una mano, grandissimo gol di Sofia Ghilardi. Un sottomano che va a togliere le ragnatele dall'incrocio, 6 reti per Sofia Ghilardi, dicevamo arrivata Sofia Ghilardi, ma rispetto all'anno passato mancano le due straniere ma, e manca la Federspieler che ha smesso di giocare, per cui la formazione è rimaneggiata, è arrivata questa Sofia Ghilardi che sta facendo finora la differenza, si segna anche la numero 96 della formazione dell'Eno che raggiunge così la Koi Cinescovic Alexandra, la sua seconda rete, 28-16, 1 minuto e 40, 1 minuto e 35 al termine del match. Elina Prast ruba palla, va in contropiede, segna un gran gol per la numero 33 a un minuto esatto dal termine, si invola Elina Prast con un gran gol in contropiede. Molto molto bello. Manca veramente poco. ...45 secondi... ovviamente anche la difesa non difende più, 29-17... ...35 secondi al termine, Stefani Durnwalder praticamente in testa in campo dal primo all'ultimo minuto con Sofia Ghilardi senza essere mai uscite. Mancano 20 secondi al termine del match qui da Bressanone, il match che consacrerà le ragazze di Ubinessing in testa al campionato, perlomeno per perde palla Sofia Ghilardi, si invola contro Carlotta Poce e compie anche lei il suo primo intervento, molto brava,
anche la portiera di riserva del Bressanone. Finisce qua 29 a 17 per le ragazze di Ubinessing, una vittoria che poteva essere scontata, ma di scontato non c'è mai nulla, per cui le ragazze vincono, portano a termine questa vittoria importante in 29-17. Ricordiamo sugli scudi Monica Prinster, autrice di 20 parate, poi seguita da Giada Babbo, autrice di 11 gol, ma una partita comunque condotta dall'inizio alla fine, vinta con pieno merito. Adesso andremo a bordo campo a sentire i pareri dei protagonisti. Io non ho altri microfoni, sembra che...